Un giorno io sono Giuseppe Basile, sono il trader del blog www.fibonaccistalking.it. Questo video è la terza parte della serie di video relativi alla spiegazione del mio metodo di trading. Nel video, nella seconda parte, indicavo come il metodo utilizzato nel mio blog, classifichi il mercato in base al suo stato. Lo stato del mercato è dato dalla combinazione delle sequenze dei Fibonacci su diversi timeframe, in particolare in quelli più alti, settimanale e giornaliero. Le sequenze di Fibonacci sono state introdotte nella prima parte, di questa serie di video. Ci sono cinque stati principali in cui il mercato è classificato nel mio metodo, indipendentemente dalla sua direzione, che può essere rialzista o ribassista. Questi stati riflettono un ciclo in cui il mercato procede. Il mercato appunto procede attraverso diversi stati che possono essere di inversione o setup, di conferma del trend, di target confermato e infine di target raggiunto, per poi così rincominciare in qualche modo il ciclo. La durata del ciclo indicato può essere variabile, talvolta ci possono essere più cicli di 1,5-3 mesi che possono presentarsi all'interno di un unico ciclo di variazione degli stati del mercato. Il metodo fa riferimento solamente ai prezzi e non ai tempi, quindi un ciclo si può concludere in un mese e mezzo, così come può richiedere 4 più mesi. Non c'è nessuna relazione fra gli stati del mercato, così come sono identificati dal mio metodo, e le tecniche cicliche. Vi sono due stati in cui il mercato entra quando un target giornaliero o settimanale viene raggiunto. Questi due stati sono stato 1H e 3H. In questi due stati il trend giornaliero è essenzialmente esaurito, ma quello settimanale può essere ancora in atto. Lo stato 1H indica la fine di un movimento in controtendenza rispetto al trend settimanale principale, mentre lo stato 3H indica il raggiungimento di un target sul timeframe settimanale. Lo stato 1U è uno stato in cui si è avuto un segnale di inversione o fallimento del trend sul grafico a 4 ore, oppure un fallimento del trend nel timeframe più ampio settimanale, e appunto quindi in corrispondenza di un o in violazione di un setup settimanale. Questo stato, lo stato 1U, segnala una mancanza di sostegno da parte di rialzisti o ribassisti per la continuazione del trend che era precedentemente in atto. Benché vi sia stata un'inversione, in questo stato il nuovo trend rimane però ancora non confermato. Nello stato 2U invece, lo stato di trend è confermato e con esso eventuali anche livelli di supporto o resistenza che in qualche modo hanno generato questa nuova condizione di trend. Il mercato tuttavia non ha ancora confermato il prezzo di target. È nello stato 2T infine in cui il trend è confermato e con esso anche il target principale, che è un livello di prezzo ben determinato sul grafico settimanale. È importante notare che quando il mercato si muove finalmente nello stato 2T, nello stato di trending, con il target confermato, i programmi e i partecipanti sui timeframe più alti, come ad esempio il settimanale e il giornaliero, che sono anche quelli che muovono il prezzo, faranno tutto quanto è necessario, seguendo le regole prestabilite, per portare il prezzo al livello di target che è stato predeterminato. Se il prezzo non raggiungesse il livello di target è perché sono intervenute variazioni a livello fondamentale nel cambio euro-dollaro che riguardano ad esempio le condizioni macroeconomiche oppure le politiche fiscali dei due blocchi contrapposti, cioè America ed Europa. Il rischio nel partecipare a movimenti attesi del mercato dipende anche dallo stato in cui lo stesso mercato si trova. Gli stati più rischiosi sono quelli rappresentati dagli stati 1H e 3H. In questi stati il prezzo ha raggiunto un obiettivo di prezzo predeterminato sul grafico settimanale e cercato dai player, dai trader sui grafici giornaliero e settimanale. Oppure il prezzo ha in questo caso raggiunto un livello di resistenza o supporto che sono significativi. E in queste aree il prezzo potrebbe muoversi per settimane e anche per mesi,
senza un trend ben definito, quindi essere caratterizzato da un movimento laterale. In corrispondenza di queste aree non è dato sapere se il prezzo sia in grado di proseguire oltre l'obiettivo di prezzo identificato, in corrispondenza del quale è comunque presente profit taking, cioè una chiusura almeno parziale delle posizioni, oppure se l'attività dei traders faccia sì che un livello di resistenza o supporto non venga rispettato e quindi violato. Negli stati 1H e 3H, dunque, il rischio deve essere limitato al massimo e nessuna posizione è ammessa nel mio metodo. Negli stati 1U e 2U è ammesso un livello di base di rischio e per ciascuna tipologia di portafoglio, mentre nello stato 2T, lo stato di trending, quando il mercato è in stato di trend con un target confermato, il livello di rischio ammesso è quello massimo. Naturalmente, i possibili sviluppi del prezzo dipendono dallo stato del mercato e dalla dinamica del prezzo, sino al momento della valutazione dell'ingresso, poiché le regole eseguite dal program trading devono essere comunque rispettate. Ci sono inoltre differenti probabilità per differenti scenari. Ad esempio, è più probabile che il prezzo continui nel trend in atto piuttosto che inverta il trend in atto. Per questo motivo, occorre sempre attendere il fallimento del trend in atto sui grafici giornalieri e settimanali ed il successivo corrispondente setup nella direzione opposta prima che si possa partecipare in una nuova posizione nel mercato. Con questo si conclude il terzo video, la terza parte relativa alla serie di video che concernono il mio metodo di trading. Per maggiori informazioni sulle regole di gestione della posizione e del rischio si può in particolar modo utilizzate nel trading dell'euro-dollaro, e si può consultare l'informazione fornita sul mio blog www.fibonaccistalking.it nella sezione Model Portfolios. Vi ringrazio per l'attenzione e mi auguro di sentirvi al più presto. Arrivederci.